Allora adesso c'è la processione. Se andiamo tutti quanti insieme, siamo un po'.
Ma se me la date, allora è lui che parla. Evviva San Biagio! Applauso a San Biagio! Evviva San Biagio! Evviva San Biagio! Tu sai il titolo? Musica! Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Con grande gioia, stretti anche una fianca all'altro, celebriamo questa Santa Messa in onore di San Biagio, sapendo bene che siamo sempre di fronte al Signore e la Messa significa ringraziare. L'Eucaristia significa ringraziamento, ma sappiamo bene che è più facile e anche più bello poterlo fare anche attraverso l'intercessione di un santo che qui è di casa, San Biagio. Noi siamo devoti di lui e sappiamo bene che su di lui possiamo anche contare nelle nostre vicende piccoli o grandi della vita. A lui vogliamo affidare in modo particolare tutta questa zona, tutta la parrocchia, la contrada, e poi anche ognuno sicuramente ha portato e tiene nel proprio cuore tutte le cose con cui ecco, è venuto e le quali vuole affidare anche a San Biagio. E perché la nostra preghiera sia gradita al Signore e possa essere a Lui gradita, chiediamo anche all'inizio il perdono dei nostri peccati. Ecco, quel gesto gli è valso una carriera, se vogliamo dire così, strepitosa. Da più di 1500 anni San Biagio in tutte le parti del mondo, anche in Polonia, la stessa festa, lo stesso rito, vi posso assicurare, ecco, per un semplice gesto, no? Per una cosa che magari in un'altra circostanza sarebbe passata quasi inosservata. Anche questo per noi è un bel segno.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pregare anche per la nostra comunità parrocchiale, in modo particolare per questa parte della parrocchia, della comunità parrocchiale che abita qui nella zona, nella contrada di Cetti, ma ovviamente in comunione con tutti gli altri. Gesù che ci ha detto: dove due o più sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Questo è un invito a stare sempre uniti, a vivere nell'unità anche la nostra vita quotidiana, la nostra vita parrocchiale. Sii fra noi, o Cristo, che ci sforziamo di essere uniti nel tuo amore, in questa comunità parrocchiale. Alla protezione di San Biagio ti benediciamo e ti rendiamo grazie, oh Dio, bontà infinita, che hai ispirato ai nostri padri di eleggere come patrono e protettore San Biagio di questa zona. Per sua intercessione guarda benigno la nostra contrada, il nostro paese, la nostra parrocchia e tutti qui presenti. Veglia sulle case e sulle famiglie e sulle molteplici espressioni della nostra operosità quotidiana. La tua benedizione ci sostenga nell'impegno per un avvenire di giustizia e di pace e ci guidi nel cammino verso la patria futura. Per Cristo nostro Signore. E per tutti voi qui presenti, coloro che hanno partecipato alla processione e coloro che sono stati anche qui a sopportare e a sfidare il freddo anche di questo giorno, scenda la benedizione di Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Musica, maestro! E com'era? Viva San Biagio!